Comunque siamo in Italia e più o meno quasi tutti quanti, la maggior parte di noi almeno qualcosa in cucina sa preparare, no? Almeno un piatto di pasta, no? Magari Simone si cimenta in ricette molto molto più complesse, molto più particolari, vero Simone? No. Però possiamo dire che quando mangiamo la nostra pietanza preferita, siamo quasi, cioè il gusto che ci dà è qualcosa di stupendo, no? Siamo quasi in estasi. Però abbiamo bisogno di una ricetta per tirar fuori un buon piatto, vero Simone? Questo ce lo insegni tu. Ora vi descrivo una ricetta e vediamo se riconoscete di che piatto si parla. Allora, la ricetta dice così: tagliate il guanciale a listarelle. In una padella ampia fate rosolare il guanciale a fiamma bassa fino a renderlo trasparente. Rompete le uova in una terrina. Carbonara. Come? Carbonara, non riesco mai a finire questa cosa. Spaghetti alla carbonara. A chi è che piacciono gli spaghetti alla carbonara? A tutti quanti. Perché ho detto questo? Perché a volte anche noi credenti facciamo diventare la nostra fede come una ricetta. Magari la nostra ricetta è: prendete la preghiera, fatela con parole bibliche e giuste. Prendete la Bibbia, tagliatela in brani piacevoli, meditatela per 30 e 35 minuti al giorno. Impegnarsi in qualche attività in chiesa per dare una mano. Cercare di essere presente e partecipa a tutti gli incontri di chiesa possibile, insaporendo tutto con gioia. Evitare di condire la vita magari con ira, parole sconvenienti o comportamenti egoistici. E infine spolverare tutto con atteggiamenti positivi e prontezza nel servire. No? Ci piacerebbe avere proprio una bella ricetta, una ricetta per una fede perfetta. No? Sarebbe comodo, o no, avere una bella ricetta per la nostra fede, ma il Signore non ragiona come noi. Infatti, come di varianti, per esempio, per la ricetta della pasta alla carbonara, non so quante ne esistono un'infinità, a volte anche assurde, non è così anche per la fede. Non esiste una fede, una ricetta per avere una fede perfetta. E vorrei vedere insieme a voi Marco 5, dal versetto 21. Marco 5, 21. Vediamo una storia che ci insegna, che cosa ci insegna questo della parola di Dio. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia risanò
ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno a sé per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Ed entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise fuori, tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Ora, quando leggiamo questo bel passo di guarigione, ci facciamo una domanda: perché Marco, colui che ha scritto il Vangelo, ha voluto raccontare questo aneddoto proprio nel suo Vangelo? Possiamo pensare e rispondere: ma perché voleva far mostrare la potenza di Dio nella guarigione. Però, secondo me, e anche come vediamo nella parola, e come faranno anche gli altri evangelisti, avrebbe potuto riportare molte altre storie per mostrare la potenza guaritrice di Gesù e l'importanza dell'avere fede per riceverla. Però, ispirato dallo Spirito Santo, descrive questo episodio per un altro motivo, e descrive proprio per dimostrare che non esiste una dimensione standard, una forma, una ricetta per avere una fede. Non esiste uno standard della fede. Infatti ci accorgiamo che Gesù agisce fuori dagli standard, e quindi non esiste uno standard per una fede perfetta. E vediamo quattro aspetti che ci fanno capire come la nostra fede cristiana, la nostra vita di fede, non può limitarsi a una serie di istruzioni che la compongono, in modo da formare una ricetta perfetta. Abbiamo detto, sarebbe comodo avere una serie di istruzioni per vivere la nostra vita, una ricetta perfetta. E il primo aspetto che vediamo da questo brano, che ci fa capire appunto che non esiste una fede standard, una ricetta per una fede perfetta, è il livello di accettabilità che avevano queste due persone che erano andate da Gesù. Il brano parla di due persone che vanno entrambe da Gesù. Abbiamo visto, chi sono queste due persone? Jairo e una donna. E cerchiamo di trovare le differenze. Erano persone socialmente simili? No. C'era un uomo da una parte e una donna dall'altra. Ora, oggi il livello si è molto assottigliato, ma allora la differenza tra un uomo e una donna era elevata, no? Il genere era allora importante, e quindi
esisteva già una differenza di livello sotto il punto di vista sociale. Che altro c'era di differenza? Uno era il capo della sinagoga, no? A livello giudaico era ancora più alto, non era un uomo normale. L'altra invece ci viene detto che era una donna, addirittura non viene detto neanche il nome, no? di questa donna. Quindi invece Jairo, di cui ci viene detto il nome, era molto conosciuto, era uno dei capi. E in più c'era la donna che era affetta, abbiamo visto, da una malattia incurabile. Questo la riteneva, a livello culturale, ritualmente impura, cioè non poteva fare nulla, non poteva entrare nel tempio, non poteva fare niente. Tutte le cose che si potevano fare a livello rituale la escludevano. La escludeva questo anche dai rapporti naturali, sociali. Lei non poteva stare a contatto con gli altri perché era ritenuta impura. Quindi vediamo che la differenza era enorme. Il capo della sinagoga è una donna impura ritualmente. Perché era impura? Perché chiunque veniva in contatto con lei sarebbe diventato impuro. Quindi le persone la scansavano proprio. Vediamo che secondo gli standard del tempo, secondo gli standard giudaici, non erano sullo stesso livello, vero? Erano, se posso fare, anche di più. Però vediamo che entrambe avevano mostrato cosa? La fede. Avevano mostrato la loro fede andando da Gesù. Ora, che cosa possiamo imparare noi da questa cosa? Intanto possiamo imparare che Gesù non ritiene la fede di uno più accettabile della fede di un altro, secondo il livello di accettabilità degli uomini. Gesù non giudica la fede di una persona secondo quanto è rispettabile o approvato dagli uomini. Giacomo ci dice che dobbiamo essere addirittura, nella parola, immune da favoritismi, addirittura nella Chiesa, perché capitava che venivano messi davanti coloro che erano ricchi e benestanti e venivano mandati indietro, magari in piedi, coloro che invece non avevano niente. E quindi Giacomo utilizza questo esempio per dire: no, state usando un atteggiamento non cristiano. E quindi ci facciamo questa domanda: nella nostra società ci sono dei livelli di accettabilità? Faccio un esempio. Facciamo un esempio: nella nostra società l'accettabilità di un lavoro, di un lavoratore incensurato, no? Un lavoratore dipendente che lavora da 10-20 anni ed è incensurato, non è mai stato arrestato, insomma è una persona tra virgolette per bene, come potremmo dire noi. E mettiamolo invece a confronto con l'accettabilità di questa società verso chi è immigrato, no? Qual è la differenza nella nostra società di questo? Dice: wow, tu sei un lavoratore, quell'altro no, ma tu sei un immigrato clandestino, anche magari a volte. E quindi la nostra società fa ancora questi dislivelli. Ma anche nella nostra chiesa, nelle chiese, possiamo avere questi dislivelli umani, no? Magari l'accettabilità che noi diamo a un credente che è impegnato continuamente nel servizio, piuttosto che l'accettabilità magari di uno che viene ogni tanto, che è immaturo, che cade spesso, no? Anche noi facciamo questi dislivelli, no? Ma vediamo che invece, secondo Gesù, non esiste un livello di accettabilità. La fede non ha uno standard di accettabilità. Solo magari per alcuni, solo qualcuno che fa qualcosa, solo chi fa le cose in modo giusto. Quindi quello che noi, come uomini, riteniamo accettabile, non è una regola della fede. Quindi come Gesù ha ascoltato la fede di una donna impura, ma ha ascoltato anche la fede di un capo della sinagoga, egli ascolta la fede di tutti coloro che vanno a lui.
tutti coloro che vanno a Gesù vengono ascoltati, sia persone che vengono definite per bene, sia coloro che sono senza tetto, sia dirigenti di aziende, sia malati magari di malattie gravi come l'AIDS o cancro, sia i bambini, sia gli anziani, sia tossicodipendenti, sia chiunque è accettato da Gesù. La fede non ha invece un livello di accettabilità sociale, e neanche noi nella Chiesa dovremmo averli. Se un fratello ritorna alla fede dopo una caduta, magari dopo due cadute, dopo 10, dopo 20, dopo 100, no, basta, mi sono stufato. Tu non puoi sempre cadere nel peccato e poi ritorni in chiesa e poi no, ricade. No, lui sarà sempre accettato da Cristo. Il problema è, e noi lo accettiamo? Quindi la fede non ha un livello di accettabilità sociale. Il secondo aspetto ci fa capire che la ricetta della fede perfetta non esiste, è la forma della fede. A volte noi definiamo una forma che deve avere la fede. Allora, vediamo come si presenta la forma nella fede di Jairo e nella fede della donna. Nel versetto 22 possiamo vedere insieme come si presenta la fede di Jairo. Jairo cosa fa? Si getta i piedi, che quindi sta facendo una supplica, sta supplicando Gesù. Questa era la possiamo definire una richiesta molto educata, no? Cioè, io ritengo Gesù un maestro, ritengo Gesù colui che può guarirmi, io mi getto i piedi e lo supplico, no? Poi che cosa fa? Al versetto 23 gli dice, lo prega con insistenza dicendo: vieni a imporre le mani, a posare le mani su mia figlia. Quindi gli dà anche una richiesta logica, no? Dice, sappiamo che nella parola il gesto di imporre le mani era un qualcosa già a livello culturale giudaico che si faceva, no? Anche per le benedizioni, eccetera, per le guarigioni. Quindi lui dice: senti, ti supplico, fai così per guarirla. Una richiesta educata, una richiesta logica, ti dà anche le istruzioni di come fare. Così come si presenta invece la differenza tra la fede della donna? Al versetto 27, cosa fa la donna? Dice: venne dietro tra la folla e gli toccò la veste. Quasi un atto furtivo, no? Dietro, di nascosto. Non è come una richiesta logica quello di nascosto andare a toccare le vesti di Gesù. Possiamo definirlo un atto furtivo, ma anche coraggioso, no? Abbiamo detto che era condannabile lei, se avesse toccato qualcuno, era condannabile, poteva essere anche lapidata, poteva essere... e quindi era paurosa, tremante, quindi un atto furtivo ma anche coraggioso. Questo è come si presenta la fede della donna. Quindi notiamo ancora una differenza nella fede di Jairo con la fede della donna, è la forma. Ora vi faccio una domanda: secondo voi qual è la forma più corretta tra le due per andare da Gesù? Quella di Jairo? Ma cosa ci dice il brano? Ci dice che dal risultato, qual è stato il risultato? È stata accettata la fede di Jairo? Sì. È stata accettata la fede della donna? Sì. Quindi non sembra esserci una forma più corretta per andare da Gesù. L'importante è che entrambe avevano mostrato la loro fede andando da Gesù, non con una forma.
cosa ci può insegnare questo? Che Gesù non ritiene la forma della fede di uno più giusta di quella di un'altra, secondo la nostra formalità, ecco, la formalità degli uomini ovviamente. Facciamo degli esempi pratici, no? Possiamo pensare che la preghiera che noi facciamo quando andiamo da Gesù, una supplica, magari con un pianto, con delle parole bibliche, magari per una causa nobile, una causa importante, no? Possiamo definire questo come qualcosa, una forma giusta per andare da Dio, ma secondo me non è sbagliato invece, no? E non è migliore questa forma piuttosto che magari andare da Dio a implorarlo, quasi a sfidarlo a rispondere, Dio mi rispondi. Questo quando viene fatto con una fede giusta, con una fede vera, non c'è una forma migliore di un'altra, se il nostro cuore è sincero. Non c'è una formalità più accettabile della funzione religiosa piuttosto che noi facciamo una preghiera mentre siamo nel traffico sul raccordo. Se noi facciamo una preghiera la domenica mattina qui e andiamo da Gesù, non è più accettevole questo di andare da Gesù mentre siamo nel traffico, mentre preghiamo in macchina. Non c'è qualcosa di più accettabile di un'altra. Non esiste uno standard di accettabilità. Jairo, con una fede sincera, aveva seguito, diciamo, le norme giudaiche, le procedure giudaiche per andare dal maestro e chiedere un miracolo, no? Mentre la donna invece ha agito sempre con una fede sincera, ma furtivamente e coraggiosamente. Qual è la cosa importante? Che entrambe avevano mostrato la loro fede andando da Gesù. Quindi la fede accettabile non ha uno standard di forma. E la formalità che noi abbiamo magari nei nostri incontri non è solo la sola via accettabile da Gesù. Sapete perché dico questo? Perché soprattutto noi magari dietro una forma, una consuetudine, noi magari veniamo trascinati in uno stato di apatia, anche in uno stato di apatia religiosa quasi, no? Invece di sperimentare la dinamicità dello Spirito Santo, che è come un vento che soffia dove vuole. Allora vi incoraggio ognuno di noi a fare questo. Dovremmo provare a stravolgere il nostro modo di professare la fede. Questa è una sfida per ognuno di noi, stravolgere il nostro modo di professare la fede, uscire dai nostri schemi, perché ognuno di noi si è creato degli schemi di come è la propria fede. E dobbiamo provare a chiedere a Dio di ravvivare la nostra fede, uscire da questa logica che noi ci creiamo e di essere più coraggiosi. Ad esempio, a volte diciamo: ti prego, Signore, dammi l'occasione di parlare del Vangelo a Piercarlo, non so, un esempio. Invece perché non provare a dire: Signore, ti prego, converti Piercarlo? Che c'è qualcosa di sbagliato a chiederlo? E noi magari diciamo: non possiamo dire così a Dio. Perché no? Dio fa come vuole. Invece di dire: Signore, prego di far capire a Clarissa che tu sei l'unica via per la salvezza, dobbiamo provare ad andare al Signore e dire: Signore, salva Clarissa, salvala. Sembra quasi di andare contro il libero arbitrio delle persone, no? Ma Dio fa quello che vuole. Noi dobbiamo solo avere fede come Jairo, come questa donna. Ora, quando è l'ultima volta che hai pregato così per un tuo familiare? Un tuo familiare non credente? Qual è l'ultima volta che hai pregato: Signore, salva mio suocero, Signore, salva
mia zia. La fede non ha un livello di accettabilità, la fede non ha una forma standard, e la fede non si limita a una serie di istruzioni per formare una ricetta perfetta. Un'altra differenza che vediamo è le tempistiche di intervento. Vediamo le differenze tra i due casi. Quanto tempo aveva atteso Jairo per l'intervento di Gesù? Ma forse qualche giorno, no? La figlia stava male da qualche giorno. Comunque il tempo che ha dovuto attendere Jairo è stato il tempo di guarigione della donna, il tempo che Gesù è arrivato a casa sua e aspettare che Gesù prendesse per mano la figlia. Sono state forse un paio d'ore, due o tre ore. Quanto tempo invece aveva atteso la donna per l'intervento di Gesù? Subito, ma anche secondo me 12 anni. Questa era malata da 12 anni. Immediatamente al tocco della veste, vero? Era malata da 12 anni, ma è stata subito guarita. Vediamo ancora una volta la differenza, la tempistica di intervento di Gesù. Gesù avrebbe potuto guarire la figlia di Jairo immediatamente senza recarsi a casa, vero? Avrebbe potuto Gesù. Lo notiamo anche nella storia del centurione. Signore, il mio servo sta morendo, ti prego, vieni a guarirlo. E lui gli dice, va bene, andiamo. E fa, no, non c'è bisogno, basta che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù dice, wow, che fede, allora ti sei fatto quello che chiedi. E subito fu guarito il servo. Quindi sì, Gesù avrebbe potuto guarire subito così la figlia di Jairo. Ma Gesù non risponde alla fede immediatamente, ma secondo i suoi tempi, secondo la gloria di Dio, per dare gloria a Dio. Non risponde alla fede in base alla coda della richiesta, no? Magari chi arriva prima, chi arriva dopo. Beh, Jairo è arrivato prima, perché ha risposto prima alla donna? No, ma non c'è una fede, non c'è una coda di richiesta, come potremmo pensare noi. La fede ha bisogno di essere comprovata dal Signore e l'intervento avviene quando decide Lui, nella sua sovrana volontà. Jairo doveva continuare ad avere fede, nel versetto 36, non è vero? Quando arrivano quelli della sua casa e gli dicono non far più scomodare il maestro perché tua figlia è morta, cosa dice Gesù? Continua ad avere fede. Quindi era questo il modo di essere comprovata la fede di Jairo. Invece che cosa aveva, come aveva dimostrato la sua fede la donna? Aveva fatto un atto coraggioso, un atto furtivo, no? Dopo 12 anni che aveva sofferto e aveva speso tutto quello che aveva per essere curata ed era anche peggiorata, e non credo che non avesse mai pregato a Dio questa donna in 12 anni, ma ha dimostrato, è stata comprovata la sua fede nel suo atto coraggioso. Quindi vediamo che c'è ancora una differenza: la fede non ha una tempistica standard di riferimento. Esempio, magari per le guarigioni 10 mesi, per le liberazioni 3 settimane, per una conversione un po' più difficile, un paio di anni. No, non esiste una tempistica standard di intervento per Gesù e neanche una precedenza di intervento. Esempio, prima di rispondere alle mie richieste più vecchie, beh, questa preghiera la faccio da 10 anni, devo rispondere prima perché quest'altra preghiera l'ho iniziata a fare almeno un paio di anni fa. No, non è così, non è così. Ma invece noi, quante volte ci troviamo a dare noi a Dio delle tempistiche per il suo intervento? O no? Dio, rispondi adesso. Perché ancora non rispondi?
Ricordiamo la parabola della vedova che chiede giustizia al giudice ingiusto. Inizialmente il giudice non dà retta, ma poi disse: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia. Che cosa voleva insegnare Gesù con questa parabola? Che noi dobbiamo importunare Dio. Se la nostra preghiera è nella sua volontà e la nostra fede è sincera, allora Dio vuole che sia importunato da noi. Noi dobbiamo andare da Lui, anzi lo ama essere importunato da noi. Vuole che continuiamo ad avere fede, come disse Jairo, che siano 12 anni come questa donna o 12 giorni. Vi è mai capitato di trovare un alimento in fondo al frigo? No? Oh, guarda che c'è in questo frigo! Mamma mia! Oppure in fondo alla dispensa, no? Lo tiriamo fuori, dice: mamma mia, non me lo ricordavo di avere questo alimento. Allora, che cosa è la prima cosa che si fa quando si trova un alimento? Grazie Simone. Si guarda la scadenza, no? E dice: la scadenza? Marzo 2006. Sono passati 12 anni, vivono le cose là dentro questo barattolo e lo buttiamo nel secchio, no? Ma la fede invece non ha una scadenza. Magari oggi è il momento di rifare una preghiera che abbiamo lasciato in fondo alla nostra credenza per 12 anni. Magari abbiamo abbandonato quella richiesta, abbiamo detto ormai basta, non ce la faccio più a pregare per quella cosa. Magari dovremmo invece ritirarla fuori. Non c'è, la fede non ha scadenza. Magari abbiamo classificato quella persona come un non credente, ormai quello non accetta Gesù. Oppure per il nostro paese, per il nostro quartiere, magari l'abbiamo classificato duro, quindi non preghiamo più. Ma la fede non ha una scadenza e le tempistiche di intervento di Dio non sono le nostre tempistiche di intervento. Vediamo come la fede non ha una serie di istruzioni per essere una ricetta della fede perfetta. E c'è un ultimo aspetto che ci fa vedere questo brano sulla fede, ed è il livello di percezione. Vediamo al versetto 30, c'è la donna che tocca Gesù e Gesù era in mezzo a una folla che gli si stringeva da tutte le parti. Possiamo pensare come il concerto del primo maggio a Roma, dove stanno tutti stretti così, e qualcuno tocca Gesù, oppure nella metropolitana dove qualcuno tocca Gesù. E Gesù dice: chi mi ha toccato le vesti? Ma come? I discepoli dicono: ma come fai a dire chi ti ha toccato? Siamo tutti appiccicati! Come fai a dire chi mi ha toccato le vesti? Ma Gesù aveva sentito che cosa? Uscire una potenza da dentro di sé. Perché questo? Perché Gesù aveva un livello di percezione diverso da quello dei discepoli. Vediamo anche al versetto 39, quando guarisce la figlia di Jairo. Arriva lì, che cosa succede? Arriva alla casa di Jairo e tutti piangono, tutti dicono: no, è morta questa bambina. E Gesù cosa fa? Dice: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Anche qua vediamo che c'è una differenza di comprensione della situazione da parte di Gesù e da parte di quelli che stavano lì. Avevano una comprensione diversa della potenza di Dio, anche se fosse stata morta. Perché dovevano piangere? Gesù non poteva farla risorgere, ma non avevano la stessa comprensione della potenza di Dio. Non sappiamo bene se era in coma questa bambina o se era cerebralmente morta, non lo sappiamo. Capiamo però che Gesù, per Gesù quella situazione non era irrevocabile.
Gesù considera la potenza di Dio qualcosa di vero, di reale, di tangibile, capace di ogni cosa. E è questa la fede che lui richiede, la fede che Dio desidera da noi, è una fede che non mette limiti alla potenza di Dio. A volte noi occidentali, ci sta un fratello dall'Iran, che ci hanno spesso riportato queste sue parole, dice sempre: voi occidentali, oh, la vostra fede, mamma mia, è come se mettete sempre Dio in una scatola. Questa è la scatola dove mettete Dio e da lì non può uscire. No, non è così. Dio non ha limiti e se noi vogliamo fare una ricetta per una fede perfetta, stiamo mettendo dei limiti. Stiamo mettendo dei limiti. Che cosa fa una ricetta, Simone? Mette dei limiti alle dosi, vero? Non possiamo mettere un barattolo intero di pepe dentro a 3 uova, perché altrimenti la carbonara non funziona bene. Mentre per la fede non ci sono dei limiti all'intervento di Dio. Il problema è che noi abbiamo un'abitudine magari di analizzare la situazione spirituale, no? Con dei metodi umani, magari diciamo, come dicevamo prima, quella persona è impossibile che si converta, quella persona, quel paese ormai è perduto, ma la nostra comprensione della situazione non dovrebbe mai avvenire se non prima di aver invocato la saggezza di Dio. Ora, qualcuno sa che cos'è la parestesia? Sì, tu lo sai perché sei un sanitario. La parestesia è quando ci si addormenta qualcosa, per esempio quando ci si addormenta la gamba. Chi è mai successo che ci si è addormentata il piede o la gamba mentre stiamo messi in una posizione strana? Ora, la prima volta che succede, magari quando siamo bambini, che cosa ci sembra? Ve lo ricordate che cosa vi è sembrato? Sembrava che non ce l'avevamo più il piede. E che succede? Non sento più il piede. Sembrava morta quella parte, no? Oppure era incurabile, perché? Perché appena la muovevamo, appena la battevamo, le urla, no? Perché fa ancora più male muovere un arto che ha la parestesia. Infatti un bambino non vorrebbe mai muoverla, no? Noi diciamo, ma no, ma dai, non è niente, mettila magari giù così la circolazione riprende. Ma un bambino che lo sente per la prima volta, gli sembra morta quell'arto. E a volte anche noi percepiamo delle situazioni come irreparabili, come quando un arto ci si addormenta, no? Si sembra morto quell'arto, ma invece dobbiamo solamente avere fede e andare da Gesù. La nostra percezione non è la percezione di Gesù. Quel parente non si convertirà mai, ormai è inutile pregare. Io non vincerò mai questa mia debolezza, oppure non guarirò mai da quella mia dipendenza. Mettiamo dei limiti a Dio, lo stiamo inscatolando. Pensiamo che Dio non è abbastanza potente. Dobbiamo solo continuare ad avere fede. Avere fede. Abbiamo visto molte differenze tra la fede di Jairo e la fede della donna. Erano diversi livelli di accettabilità. La forma della fede è stata diversa. Abbiamo visto come il livello di le tempistiche sono state diverse, ma c'è un punto chiave in comune. Le vediamo al versetto 22 e al versetto 27. Versetto 22 dice: ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo. Ecco venire. Il verbo dice: ecco venire uno dei capi della sinagoga. Venire dove? Da Gesù. E la donna, versetto 17, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla. Anche lei cosa fa? Va da Gesù, venne da Gesù.
Quindi c'è un punto chiave in comune tra le due fedi, e qual è? Quello di andare da Gesù. Non possiamo pretendere che Gesù venga da noi se noi non andiamo da Gesù. La nostra fede deve avere solo una cosa, solo un punto chiave in comune con la fede di tutti quanti, cioè che dobbiamo andare da Gesù. Come la donna per 12 anni aveva visto tanti medici ed era andata da Gesù, come la figlia di Jairo, come Jairo che credeva la figlia ormai quasi morta andò da Gesù, noi dobbiamo andare da Gesù, dobbiamo continuare ad avere fede e non dobbiamo limitare il suo intervento. Allora invito ognuno di noi a fare una cosa, a compiere quasi un atto di fede nel chiedere qualcosa di grande a Dio, qualcosa di che per noi è impossibile, qualcosa che magari non lo facciamo perché ci sentiamo di andare a importunare Dio. Dio vuole essere importunato da noi, ama essere importunato, dobbiamo andare da Lui e a chiedere con fede sincera. Preghiamo. Padre, noi perdonami perché a volte ti limito in una scatola, ti considero uno che risponde solo se faccio alcune cose, solo se vivo la mia vita in un certo modo. Signore, ma tu non hai limiti. Tu sei come il vento che va dove vuole e che non si ode ma non si sa dove, da dove viene o dove va, Signore. Quindi perdonami per quando ritengo alcune fedi sbagliate, o alcuni interventi, opportunità di parlare della tua parola sbagliate, Signore, perdonami. In ginocchio, Signore, davanti al tuo trono, Signore, tu agisci come vuoi, Signore, tu rispondi alla fede, sincera, Signore, quindi ti prego di mettere in ognuno di noi una fede sincera, una fede nel tuo figlio Gesù, una fede che possa credere veramente nel tuo intervento, di non mettere limiti alla tua potenza, perché tu ami essere importunato da noi, Signore, ami quando noi ti veniamo a chiedere qualcosa più grande del nostro pensiero, della nostra mente, Signore. Ti prego, Signore, di agire come vuole, Signore. Ti prego in particolare per delle testimonianze che avremo opportunità di dare come Chiesa a Ronciglione, a Capranica, in queste prossime settimane, Signore, nei centri anziani, che, Signore, la Tua parola possa essere innalzata, il Tuo nome onorato, glorificato, anche se magari non abbiamo una preparazione, non ci siamo preparati qualcosa di importante. Ti prego, Signore, che Tu ci possa mostrare la Tua potenza e noi possiamo solo mettere la fede in Te, Signore, possiamo andare e possiamo proclamare il Tuo nome per fede, Signore, perché Tu porterai la Tua opera, Signore, a compimento. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa sperimentare finalmente questo risveglio di una fede che ti chiede qualcosa che magari avevamo ritenuto scaduto, qualcosa che avevamo ritenuto ormai passato, Signore. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa venire da Te, Signore, e possa veramente sperimentare la Tua potenza che è senza limiti, Signore. Ti prego, Signore, questo non perché noi ce lo meritiamo, non perché noi abbiamo l'onore, non perché noi abbiamo il diritto di farlo, ma solamente perché Tu hai donato il Tuo Figlio Gesù
sulla croce affinché noi potessimo venire da te direttamente a chiedere, a importunarti, perché tu ci ami, Signore, e vuoi che noi siamo sempre attaccati a te. Nel nome del tuo Figlio.